secondo loro, favorisce una maggiore diffusione del senso civico. E qui a prevalere sono evidentemente le due principali agenzie educative: la famiglia, che viene indicata nel 44,6% delle risposte, e la scuola, che viene indicata nel 34,8%. Si acquisisce, si impara a essere cittadini tra le mura di casa, e si impara a essere cittadini a scuola. In questa slide vedete riassunti i dati degli ultimi 5 anni, e dal 2016 in poi abbiamo il 2016 è stato il picco più basso registrato dal nostro osservatorio di interesse nei confronti della politica. Dal 2016, questo quando appunto poco meno di uno studente su tre si dichiarava interessato alla politica, invece dal 2017 in poi questa tendenza è continuata a salire in maniera appena percettibile nel 2017 e poi in maniera più significativa dal 2018 in poi, tanto che quest'anno abbiamo raggiunto la soglia fortemente simbolica del 42,1%. E qui i ragazzi sono incredibilmente netti nel rifiutare questa possibilità. Solo il 16% ritiene che si dichiara favorevole con questa possibilità, laddove invece l'82% dice che no, manteniamo a 18 anni la tradizionale soglia per poter accedere al voto. Sulla partecipazione ci abbiamo dei bei pilastri, a partire dall'articolo 3 della Costituzione, che dice che la Repubblica deve rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione, ma attenzione che la partecipazione attraverso le tecnologie rischia spesso di riprodurre le dinamiche già esistenti nel rapporto politico-cittadino, perché è il meccanismo che va cambiato, è il processo che va cambiato, se no si rischia, adottando tecnologie per la partecipazione, l'eterogenesi dei fini, non arriviamo a niente. Che cosa può fare la politica? Garantire diritti all'identità digitale, all'informazione, all'uso dei contenuti, alla protezione dei dati personali, ovviamente, GDPR, compliance e quant'altro, e alla formazione. Io vedo un elemento di unione fra i due temi circa nel dibattito che si è sviluppato sulla app Immuni, per utilizzarla in modo da tracciare i potenziali contagi e avvertire la popolazione di adottare dei comportamenti adeguati, l'isolamento sociale, la quarantena e soprattutto lo screening sanitario approfondito. Perché cito questo fatto? Perché il grosso dibattito che si è sviluppato intorno all'app Immuni ha risentito proprio della diffidenza e spesso del sospetto che molti esperti, soprattutto gli attivisti e difensori della privacy, hanno nei confronti dello Stato e della politica, meno nei confronti del garante per la protezione dei dati personali, che è stato subito chiamato a intervenire per vigilare su qualsiasi scelta fosse stata fatta. Quindi in molti casi il rifiuto nei confronti dell'app, della scelta tecnologica dell'app, della task force che avrebbe dovuto analizzare le varie proposte per arrivare a quella finale, appunto, che è stata Immuni, ecco, quel dibattito nasce da questa insofferenza, da questo sospetto, che ha delle basi, secondo me, esperienziali e evidenti. Esiste una maggiore partecipazione, ma noi secondo me dobbiamo interrogarci molto sulla qualità della partecipazione politica, perché la presenza contemporanea, ovviamente, dell'utilizzo dei social network sembra aver ridotto il tutto a una specie di sistema binario per cui una cosa, un leader, una struttura ci piace o non ci piace. E che cosa facciamo noi? Difendiamo la nostra autorevolezza a costo di non arrivare immediatamente al nostro pubblico, o inseguiamo la rete? Allo stesso modo, anche politici che hanno avuto la loro formazione in quelli che erano i partiti novecenteschi, quindi tradizionali, mi sembrano in questa fase assecondare quel comportamento più orientato a finire nell'home page di Corriere.it, Repubblica.it o nelle classifiche settimanali del programma di Zoro, più che ad essere rappresentati delle istituzioni. Il vero tema oggi sulla partecipazione è se la gente partecipa o non partecipa. Ma che cosa si intende per partecipazione? Cioè, partecipazione viene dal concetto di sentirsi parte.
Allora la domanda che la politica quell'altra, non la politica noi, la politica quell'altra, forse si deve fare è: ma c'è partecipazione? Cioè si è parte? Le persone partecipano per essere parte. Noi abbiamo visto, e questo essere parte fa parte di un altro concetto che sta sempre nella stessa radice, che è l'appartenenza. Durante l'emergenza Covid, quando tutti avevano paura anche di uscire di casa, quando la gente pensava, no, a proteggere al massimo se stessa e, per carità, si salvi chi può, noi, oltre ai nostri 160.000 volontari che continuavano imperterriti a garantire l'assistenza, il supporto alle persone, abbiamo avuto la richiesta, per cui abbiamo dovuto fare un provvedimento straordinario, la richiesta di partecipazione, cioè di aiutare a fare i volontari, quindi di essere volontari, di 42.000 persone. La partecipazione è questa. Ma perché la gente partecipa? Perché uno si sente di appartenere a qualcosa e quindi forse si sente di appartenere alla propria comunità. Già Leopardi, nel famoso discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, aveva detto benissimo, cioè ci manca la società stretta, diceva Leopardi, ed è questa una cosa, mi piace riportarla, che il cinema italiano ha colto sempre benissimo, fin da subito. Pensiamo a, ora non so quanto siano appassionati di cinema i ragazzi che ci ascoltano, e mi piacerebbe anche ascoltare il loro punto di vista, quindi cercherò di essere il più breve possibile. Però non so se hanno mai visto un film come Paisà, un film come Roma città aperta, cioè i film, i grandi film di Rossellini, i grandi film del cinema neorealista, che hanno capito subito questa cosa e hanno subito trovato le rappresentazioni giuste. Questi film ci hanno detto che si poteva fare un'Italia anche senza Stato. E questo si poteva fare perché? Perché c'era una comunità. Quindi il cinema italiano, secondo me, diciamo, fotografa quello che emerge anche da questo sondaggio. Ci siamo sentiti sempre comunità, nel bene o nel male.